Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Come ben saprete, io ho dei problemi con alcuni tipi di legumi, fatta eccezione per i ceci, di cui ho una grande resa, sono contento. Ho problemi con i fagioli, dove ho una resa bassissima, piselli non ho assolutamente resa, così come i fagiolini non vanno, a me nel mio terreno non vanno. Ho sentito un po' di vicini di casa, gente più esperta di me, e mi hanno consigliato due metodi alternativi, che adesso proverò. Tanto qui era il campo dove avevo le patate, se vedete ancora ci sono i solchi, ho scavato a mano e quindi adesso dovrò poi vangare con la motozappa e farò i solchi. Metterò giù fagiolini e i borlotti, lingua di fuoco. I due metodi sono questi, li proverò entrambi. Il primo metodo consiste nel fare i solchi, bagnare bene, comunque ieri ha piovuto parecchio quindi la terra è ancora umida, stendere i semi, ricoprire con un paio di centimetri di terra, calpestare la terra sopra i semi, questa io non l'avevo mai sentita, e attendere. Il secondo metodo invece consiste nel fare i solchi, stendere 2-3 cm di terra e torba mischiate, mettere sopra i semi, ricoprire con altri 2-3 cm di terra e torba, e tutti e due i solchi poi vanno ricoperti con la paglia e ulteriormente bagnati all'occorrenza. Quindi adesso proviamo entrambe le soluzioni e vediamo poi come va. Ora qui preparo un misto di terra e torba e farò i primi due solchi e qui metterò fagiolini. Metto fagiolini perché non mi sono mai venuti, quindi è la prova del 9, e mentre i borlotti li metterò dall'altra parte con l'altro metodo. Così alleggerisco il terreno. Questo metodo lo proverò l'anno prossimo anche per le patate e le proverò a fare nel cassone, oltre che a terra. Ecco, ora ne stendo un centimetro o due per terra lungo il solco, bagno, stendo i semi, ricopro di nuovo con lo stesso mix e poi ricopro di paglia. Ho dato una mezza bagnata, adesso mettiamo i fagioli nani, giusto questi due solchi qui. Bene, mi avvicino, giusto per farvi vedere. Non so se li vedete, sono quei semini lì, ho fatto le due file. Perfetto. Ora, come vi dicevo, le ricopro di nuovo con terra e torba. Messi i borlotti, così per quattro file. Adesso la parte più divertente. Calpestato. Da tutto questo si evince una cosa. Mi serve un assolcatore nuovo, non quello che ho costruito io, che non va bene. Quindi prossima spesa, magari poi attaccare il trattore appena sarà pronto, perché così si lavora meglio. Comunque, adesso stendiamo la paglia. Una balla di paglia del genere qui da me, se si trova, costa da 2,50 euro ai 5 euro.
Capite perché uso il cippato dove posso? Sono sicuro che se avessi usato anche qui avrebbe fatto le veci della paglia egregiamente. Comunque volevo seguire la lettera ai consigli che mi hanno dato, quindi avevo questa balla di paglia, se basta, se non ne ho un'altra. E cominciamo a stenderla. E dopo un paio di ore di lavoro, questo è il risultato. Dunque, ho risposto alla paglia, adesso dovrò dare soltanto un'ultima innaffiata, così che la paglia mantiene fresco il terreno. E vediamo quale dei due metodi è migliore per far attecchire e germinare meglio la piantina. Poi il migliore dei due, l'anno prossimo lo replicherò con un episodio. Questo è il risultato dopo un paio di ore di lavoro. Ho messo la paglia, adesso dovrò dare un'ultima innaffiata e poi vediamo quale delle due soluzioni favorisce la germinazione delle piantine e quale no. La soluzione migliore poi verrà adottata l'anno prossimo con i piselli, sperando di aver risolto i miei problemi. Ora, prima di chiudere il video, aspettiamo il tempo che ci vuole per far germinare le prime piantine e quindi ci vediamo fra, penso, un paio di settimane. Sono passati circa 15 giorni da quando ho messo a dimora tutti i semi. Nel frattempo ha piovuto abbondantemente per un paio di giorni, quindi ha fatto soltanto bene alle coltivazioni. Come vedete sono germogliati tutti nella stessa misura, anche se sono cultivar diverse. Questa destra sono fagiolini, mentre questa sinistra sono borlotti. Devo essere sincero, non mi aspettavo un risultato diverso. Fino a qui ci sono sempre arrivato, anche con altri metodi, quelli classici. Però se devo scegliere uno dei metodi di coltivazione, preferisco quello con la torba, perché penso che alla lunga mi possa mantenere il terreno più morbido, meno soggetto a spaccature e crepe sotto il sole. Ovviamente anche la paglia fa il suo lavoro, perché mi mantiene il terreno fresco. Quindi adesso vediamo nei prossimi giorni come andrà. L'articolo che ho messo sul blog contemporaneamente al video verrà aggiornato periodicamente, quindi se poi volete vedere i risultati potete andarlo a vedere lì sul blog e attendiamo. Bene, è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video. Mi dispiace che ultimamente ne ho pubblicati pochi, ma chi ha l'orto lo capisce. Se sta in campagna non è che questa lì a fare i video, c'è da fare moltissimo. Noi prepariamo anche la legna per l'inverno, quindi come vedete il lavoro non manca e i video vengono dopo. Ne approfitto per salutare tutti voi che mi seguite, in particolar modo Antonio, che scrive dall'Ucraina e mi segue sin dall'inizio. Antonio, non seguire del tutto me, io sono un esperto, quindi te lo dico, se trovi anche altre fonti bene, nel senso io quello che so lo dico, ma come vedi io sperimento. Questo vale un po' per tutti voi. Allora vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.